Benvenuti, buonasera, Sensei Maurizio Poli, benvenuti nel nostro dojo e una buona serata dalla zona rossa della Lombardia, mezza Italia in zona rossa, ma noi siamo ancora qua, siamo presenti e combattiamo. La palestra è chiusa, il dojo in video è aperto e partiamo subito con la frase che introduce la nostra puntata che si chiama Pandemia e violenza sulle donne. Abbiamo un ospite, ma dopo lo introdurremo. La frase è questa. Sai quanto sei forte? Io esitai un po', poi ripresi alla strada che avevo percorso. La guardai con fierezza negli occhi e con un grande sorriso le dissi con convinzione. Sì, lo so. Louise Hay, questa è la frase, quindi anche noi dobbiamo sapere che siamo forti. E quindi sono forti anche. Benvenuta maestra. Buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera maestro. Buonasera a tutti gli ascoltatori, gli amici di Well TV. Maestro, però ci manca una parte prima dell'ospite. Ci manca una parte. Sì, come la luna del pozzo, maestro. La presentazione ufficiale. Fate bene attenzione perché vi interrogo. Sì, maestro. Come la luna al pozzo, l'occhio lo era, ma non la ferra. Eccoci qua, siamo pronti a partire. Bravissimo. Allora, sul suggerimento della Presidente che ha letto un articolo sul giornale di Brescia che parlava proprio di questa violenza sulle donne denunciate. A Brescia, solo a Brescia, nel 2020 112 casi denunciati, 112 casi. Solo a Brescia, ragazzi, ma denunciati maestro, è denunciati lo sappiamo che... E poi 18 monumenti del questore nei confronti di chi? 18 monumenti. Dice, ma Maurizio perché sei tornato, dice la Presidente, perché abbiamo fatto l'8 marzo, ne abbiamo parlato, ma purtroppo i dati, quello che succede, la cronaca, non mi veniva il termine, ci supera, quindi la violenza domestica è aumentata nei confronti delle donne, questa pandemia che ci tiene, come abbiamo imparato dall'ospite che introduciamo subito, ci tiene ristretti e i conflitti non li sanno gestire gli uomini e usano le mani dove non dovrebbero. Noi siamo contro la violenza sulle donne, difatti facciamo i corsi di difesa personale proprio per le donne, quindi mirati. Quindi la mia Presidente ha detto, rinvitiamo la dottoressa, eccola qua, dovrebbe essere in linea. Buonasera, dottoressa. Ben ritrovata, buonasera. Come sta? A voi. Bene, è un piacere rivedervi. Sono anche felice. Per piacere noi. Nostro, piacere. L'abbiamo rapita ai suoi impegni, è stato come... Sì. L'abbiamo rapita ai suoi impegni, però la ringraziamo della disponibilità. E anche dei ma io contatti, ringrazio voi. Anche dei contatti che ho carpito un bellissimo contatto che forse sarà nostro ospite, ma non posso dire ancora niente perché aspetto l'ufficialità, un bellissimo contatto, sarà una bellissima puntata e la ringrazieremo quando faremo quella puntata lì. Lei sa già di chi sto parlando. Sì, assolutamente, ma sono felice di essere qui perché questo argomento mi sta a cuore e sono felice in ogni momento in cui ci si occupa di questo tema. Io sono molto impegnata in questo senso. Abbiamo fatto diversi webinar con il magistrato De Gioia, la giornalista Pannitteri, proprio su questo argomento. E cosa diceva il magistrato? Rubiamo qualche notizia? No, diciamo che loro sono attivi nel loro ambito, cioè cercano di agire laddove possono, no? Secondo leggi e procedure. Il discorso però parte a monte, necessita e c'è bisogno di una rieducazione, forse alla base, no? Sì, come no. Anche per i maschi che devono imparare a capire cosa vuol dire convivere con l'altro sesso, convivere nel senso nella società, non strettamente di relazione. Non sto parlando di relazioni affettive, sto parlando proprio di convivenza, giusto maestro? Certo. Quindi, ecco. Ma è un meccanismo proprio culturale, no? Di cominciare ad entrare in una visione culturale un po' diversa, dove magari l'aspetto più debole non deve più soggiacere a certe dinamiche che sono permesse già a livello verbale, perché si parte un po' da lì, no? Il rispetto parte da lì. Siamo d'accordo con lei. Io personalmente sono particolarmente amareggiato perché da tanti anni la nostra associazione e tante associazioni come le nostre stanno cercando di combattere questa battaglia persa dall'inizio.
Io ho superato i 60 anni e sono veramente amareggiato. Quando sento parlare di parità e non vedo un'azienda che sia un'azienda seria, che abbia un asilo nido al suo interno, quando sento parlare di parità da parte degli uomini che dicono però abbiamo scelto due donne e le abbiamo messe in copertina, quando sento parlare di parità e mi indigno perché dicono sì, è vero, l'hanno aggredita ma era vestita così, quando sento parlare di parità e dicono ma si deve sentire in colpa perché lo sai che se vai ad una festa rischi di essere violentata. Queste cose mi prendono e mi fanno cambiare il colore solo quando sono seduto. Pensate un po', quando vedo situazioni di questo tipo non ho speranza. Qualcosa dobbiamo cambiare, come dici tu, dottoressa, dobbiamo partire dalle scuole, dalle famiglie e dalle istituzioni. Finiamola di dire aveva la minigonna, finiamola di dire non è un reato grave, mettiamole queste pene severe, queste pene certe. Altrimenti parliamo di aria fritta, ragazzi. Dottoressa, ma anche questo che ha detto il nostro SOC è importante, perché noi nel nostro piccolo, molto piccolo, siamo impegnati nella diffusione della cultura, si chiamiamo Associazione Arte e Cultura, piccola cultura del rispetto, il saluto, il rispetto dell'altro, il rispetto indipendentemente del sesso, giusto maestra? Dell'età, dell'etnia. Dell'età, dell'etnia, il rispetto. Quando sei sul dojo è un altro mondo, è il mondo del rispetto. E nei confronti della donna, qui abbiamo un settimo dan di jiu-jitsu, il rispetto, il saluto. Perché devo salutare lei che è un settimo dan? Perché devo chiedere il permesso di salire, di scendere? Perché devo fare queste cose, maestra? Perché insegniamo queste cose? Ma perché la tradizione è questa, quindi non c'è uomo, donna, bambino, ragazzo, anziano. La cosa molto bella all'interno della palestra, quindi all'interno del dojo, è che comunque la professione anche non è importante. Cioè, quindi io sono uguale alla persona magari più qualificata, affermata a livello diciamo di carriera, quindi siamo tutti uguali ed è molto bello, è interessante che riusciamo a interagire. Questo cosa fa? Fa sì che si impari proprio a priori a rispettare qualsiasi persona che ci troviamo davanti, indipendentemente da quello che è la persona. Ecco, dottoressa, noi facciamo queste piccole cose, questi piccoli passaggi, ma l'aspetto psicologico... Dica. No, dicendo che non è per niente piccolo, a mio parere, secondo me, anzi il vostro è un ruolo fondamentale, siete detentori di una gestione della capacità e dell'energia vitale, no? Perché voi fate questo. Mi permetto di rispondere non da esperta del vostro ruolo, però il saluto, quelle cose che lei prima ha elencato, hanno la capacità del contenimento. Cioè, tutte queste piccolezze, no, educative, che sono una ripetizione di comportamenti, la cosiddetta tradizione, è il cosiddetto contenimento del comportamento individuale, perché io quando sono educato a rispettare una routine che mi permette di vivere con l'altro, io sono contenuto nel mio, diciamo, nella mia dinamica puramente egocentrica, no? E questo mi permette di vivere in mezzo ai... Ha detto giusto, proprio la dinamica dell'egocentrismo viene in palestra esplicitata anche quando faccio una tecnica di sottomissione, quando una donna mi porta a terra e mi blocca a terra e riesce a vincermi, mi riesce a bloccarmi, questo è un segnale per tutti quelli che stanno vedendo. Quando facciamo i corsi di difesa personale femminile, sono donne, il maestro, la maestra vengono, ho avuto l'onore di averli a qualche corso che mi hanno permesso di poter tenere, e le donne cambiano alla terza lezione, c'è consapevolezza. Sì, si comincia ad avere consapevolezza. Del proprio corpo, della propria mente e delle proprie capacità di poter sfuggire, maestro, a determinate situazioni. Così, ne parlavo poco fa con personaggi politici importanti del nostro circondario, dove chiedevo per l'ennesima volta, quante volte l'avremmo chiesto, e scritto e verbalmente, di poter introdurre all'interno delle scuole dell'obbligo, dalle scuole dell'infanzia a seguire i corsi di difesa
personale, sia maschili che femminili, i nostri bambini devono imparare che sono brave persone anche se sanno evitare un pugno, anche se sanno respingere un eventuale attacco. Non possiamo, diceva un grande generale, allevare conigli e pretendere che al momento del pericolo diventino tigri. Dobbiamo dare sicurezza ai nostri ragazzi, purtroppo ci si è messa pure la pandemia, richiusi nelle loro scatole, perdono un'autostima, che possiamo fare? Dobbiamo rimboccarci le maniche e insieme agli esperti, con la dottoressa che abbiamo gentilissimamente in diretta, trovare una via che possa aiutare queste situazioni a scemare, veramente. Abbiamo finalmente il numero di WhatsApp, maestro, che scorre, che è il 347-657-4564, è arrivato subito un messaggio per la dottoressa, però non mi dice chi è, dice che... Poi certificami, dottoressa, che non me lo sto inventando. No. La dottoressa Scappini è bravissima, virgola, oltre a essere una grande donna, tanti punti esclamativi. Punti esclamativi a non finire. Grazie. Non lo so. Non bene, mi... bene. Però adesso chi ha mandato un messaggio mi deve dire chi è e da dove chiama, così se riesco a capire. Dobbiamo metterci. Poi ho anche la Carla Maiorino, che conosco, che fa parte del gruppo Gli Eroi del Business, che ci sta seguendo, un gruppo di 4.500 persone che intervistano imprenditori, eccetera, ci sta seguendo e la salutiamo da giù, da Caserta, da quelle parti lì, Bene, bene, bene. Un saluto. Dottoressa, ma la violenza sulle donne, a Brescia hanno detto 112 casi, è la punta dell'iceberg. In questa pandemia andiamo proprio al centro ha accentuato questa situazione? È aumentata drasticamente. Io faccio parte del gruppo di psicologi del lavoro dell'ordine della mia regione, che è l'Umbria, e i dati sono veramente allarmanti, perché poi quello che veniamo a sapere anche dalle notizie è sempre la minima parte, perché comunque la notizia ha la potenzialità di limitazione, quindi si cerca di contenere anche in un certo senso, no? Però l'aumento è stato drastico in comorbilità, permettetemi, con l'aumento della violenza assistita. Perché io unisco sempre le due cose? Perché noi dobbiamo immaginare che quando c'è una violenza sulla donna, quindi presupponiamo una violenza domestica principalmente, ci sono anche molto spesso dei bambini che vivono questa violenza. Si intende per assistita una violenza di cui il bambino conosce le dinamiche. Non è detto che sia lì ad osservare ovviamente lo schiaffo, ma osserva tutta una serie di dinamiche che sono la premessa di quello che porta poi all'esplosione di atti molto violenti. Perché una cosa che non dobbiamo mai dimenticare, che io sottolineo sempre, che la notizia che noi conosciamo al telegiornale, quella di cronaca drammatica, è sempre la fine e l'esito di un'escalation che sicuramente è iniziato molto molto tempo prima. Certo. Con piccole o grandi manifestazioni, perché dall'offesa gratuita proprio di genere, no? Che si fa in quanto donna, al primo colpo che si dà, no? È caduta dalle scale, sono dato una botta all'armadio, che poi è circondata da tutta una serie di giustificazioni per cercare di coprire o proteggere i bambini. Ecco, non è così. I bambini la vivono questa dinamica, quindi questo anche per dire alle donne che basta il primo passo, la prima manifestazione di questo atteggiamento per muoversi e agire, perché non è un chiedere scusa che risolverà la cosa. No, perché non se un uomo è capace di... Grazie di questo consiglio, lo dobbiamo gridare, lo dobbiamo continuamente ripetere. Quello che ha detto dottoressa è la verità, dobbiamo capire quando l'amore è un amore malato e fermarlo agli inizi. È giusto, è chiaro, è dipinto, è un quadro quello che lei ha detto, si inizia dal verbo, si arriva alle mani. E i bambini che sono delle spugne vedono e pensano che questa sia la normalità, che questo sia l'amore. Questo è giusto. E questo è tragico questo, e lo replicano. Esatto. Una mamma che non dice, che non denuncia, non protegge suo figlio, ma lo rende potenzialmente come il padre.
mettiamo in questa dinamica ipotetica, perché il figlio cresce nel disagio che prova, ma con piano piano la convinzione che ciò che lui vede è giusto, perché i genitori sono divini per lui. Certo. Ciò che fanno è perfetto, non ha un'alternativa, fino a che poi non uscirà di casa, ma uscirà di casa in adolescenza, sono già passati 10-12 anni. Questo è importante, e non c'è soprattutto una distinzione qualitativa tra l'offesa "taci donna, perché se no in quanto donna", e lo schiaffo. C'è solo una differenza quantitativa, cioè può facilmente arrivare lo schiaffo da quella frase, perché il conflitto e il litigio è lecito nel rispetto delle due individualità, però. Non sappiamo neanche litigare, non sappiamo più neanche litigare. Ma lo sai che non sappiamo fare, non sappiamo chiedere scusa. Io dico sempre, davanti ai bambini, chiedetevi scusa. Cioè, c'è il conflitto, c'è il litigio, è la cosa più naturale del mondo. Le persone, per stare insieme, come si dice, devono un attimo collidere e poi per creare l'incastro migliore. Però, quando si è creato l'incastro, ci si chiede scusa perché c'è un riconoscimento dell'altro, anche dell'opinione dell'altro. Anche se poi è stata dimostrata sbagliata nel luogo del conflitto, eccetera, eccetera. Però ci si dà dignità. Anche perché stiamo parlando con i bambini, stiamo parlando che loro assimilano tutto, le nostre parole sono importanti. Ecco qua, è stato fuori da Roma, Maria Emiliano, che la saluta, è lui che la saluta. Ah, grazie, che caro. Perché quello che penso io non è solo il bambino che alla fine poi segue, diciamo, come esempio ai genitori, ma anche la donna, quindi la bambina che crescendo trova questa situazione normale e quindi molto probabilmente cercherà e si adeguerà ad una situazione simile a quella che ha provato nella sua infanzia, quindi cercherà involontariamente magari un uomo che alla fine la tratterà nello stesso modo. Quindi è un circolo vizioso e da lì si fa veramente fatica ad uscire. È una replica di generazioni, io ho pazienti, no? Per generazioni, perché ciò che io vedo come normale, cioè l'uomo si deve comportare così, se quel papà vuole bene alla mamma a quel modo, allora anche il compagno che cercherò dovrà avere quell'atteggiamento perché mi voglia bene. Certo, è proprio la mancanza di fiducia e di rispetto. Quindi... No, tornando all'educazione, noi veramente in palestra lo vediamo e ci rendiamo conto di quanto sia naturale per i bambini, per tutte le persone che frequentano la palestra, convivere in un modo veramente sereno con la situazione che si trova, quindi una donna ad un certo livello. Addirittura nella nostra associazione abbiamo presidente, vicepresidente, tesoriere donna, ma è normale. Cioè non è una cosa strana, è normale, semplicemente quelle erano le persone giuste da inserire in quel contesto. Quindi il bello della palestra e di un'arte marziale è quella che diventa normale riuscire a confrontarsi senza problemi con le persone che ha intorno. Un po' la nostra società. Quello che diceva il maestro Maurizio prima, io devo scendere dal tatami, per noi è obbligatorio chiedere il permesso a chi c'è la lezione, se a gestire la lezione è un bambino, io chiedo il permesso al bambino di scegliere di poter scendere, così come se lo è una donna, così come se lo è chi che sia. Io per salire e scendere devo chiedere il permesso. Sembra una stupidaggine, ripetuta tutte le sere, il bambino vede ed impara, chiede scusa ogni volta che fa male, anche se pratica un'arte marziale, se sbagliamo un colpo e facciamo male chiediamo scusa. Con termini giapponesi, ma chiediamo scusa, così come diciamo bravo a chi ha vinto il combattimento e ugualmente bravo a chi il combattimento non l'ha vinto, perché non perde nessuno, si cresce tutti i giorni. Si cresce dagli errori, si cresce da questi aspetti qua, ma tornando al discorso del disagio che c'è, non viene denunciato, non emerge questo disagio che la pandemia ci sta creando, perché di nuovo... Perché è aumentato il disagio, cioè l'aggressività adesso è aumentata, non ha più le sue valvole di sfogo tipiche, no? Cioè ci si trova costretti in casa, in spazi ridotti, e come forse abbiamo detto anche nella precedente puntata in cui partecipai, siamo pur sempre animali, l'invasione del nostro spazio la difendiamo.
E quindi il disagio, tanto più se siamo persone istintive o con un'aggressività mal celata e mal gestita, sicuramente siamo più portati a sfogarla con chi ci sta più vicino e con chi è più debole. Esatto. Con chi è più debole, questa è la cosa più odiosa, con chi è più debole, perché se dà fastidio prendersela con i più deboli, a noi ce l'abbiamo dentro questa cosa qui. Maestra, la negazione dell'arte marziale è prendersela col più debole, la negazione dell'arte marziale. Ma ecco, quindi, perché dicevo che il vostro è il ruolo fondamentale, è lì il disciplinante, no? Perché il pugno, se il maestro volesse, non ha bisogno di darmi un pugno, perché il ruolo del caposcuola, della Shian, eccetera, basta il tono di voce, basta l'indicazione, basta l'esempio. L'esempio fa scuola. L'esempio, io vedo il maestro che fa così, vedo Shian che fa così, anche tra di loro che sono maestro e moglie, all'interno della dinamica delle arti marziali. Io non ho mai visto una volta la maestra, la Shian, che è qui, rivolgersi a suo marito, in questo caso, eccetera, ma essendo capo scuola, con "Ehi, ciao Luciano, facciamo questo". No, assolutamente. Non per segno di umiltà, ma il rispetto, e lei è conscia che quando fa questo dà un esempio. Assolutamente. Lei insegna facendo così, almeno a me insegna. Sì, ma infatti si vede, cioè si vede, perché la gente intorno a noi comunque sia, cioè, impara. Ma poi la cosa bella è quando ci troviamo le cinture magari blu, marroni, che si prendono la responsabilità di indirizzare. Quindi appena arriva una persona nuova, "Mi raccomando, devi salire, non devi fare, devi stare attento". Quindi dare queste responsabilità è molto, molto bello, molto interessante e costruttivo. E questo che noi facciamo in palestra, perché la palestra è la nostra casa, noi portiamo a casa. Dicevamo, certo. Diceva Maurizio nella volta scorsa, se non erro, mia mamma mi ha insegnato che il martedì e il giovedì toccava a me sparecchiare, lavare i piatti, eccetera, eccetera. Noi, seppur adulti, seppur concedetemi di bullarmi con la donna di servizio, abbiamo i nostri compiti. La lavastoviglie la svuoto io, perché non la so riempire. Le camicie le stiro io, perché mi piacciono fatte così. Il letto la mattina, prima di uscire di casa, lo rifaccio io, e sono orgoglioso di poter fare questa cosa. Nel momento in cui mia moglie è in vacanza, io rifaccio il letto in automatico, faccio la lavastoviglie, cresco, ho imparato a crescere. Io mi sono trovato molti anni fa, causa la mia separazione dalla mia prima moglie, a dover fare un purè a mia figlia e non sapere da dove iniziare. Ho fatto una brodaglia che mia figlia ancora oggi mi rinfaccia, però da lì ho capito, non so fare niente. Io venivo da quella scuola, l'uomo sta seduto e la donna cucina, rassetta, lava, porta i figli a scuola, li va a prendere. Ragazzi, come dicevamo prima, questo mi hanno insegnato e questo ho portato avanti, poi col per senno fortuna della ragione siamo riusciti questo che sta dicendo il maestro è proprio la fotocopia della società italiana, è quello che stai dicendo, è proprio la storia che ci hanno educato. Però se c'è una cosa che ci sta obbligando a vedere la pandemia, se c'è un piccolo insegnamento, vediamo che il lavoro sta gravando ancora di più sulle donne adesso, perché i figli sono a casa in lezione a distanza, lo deve seguire una donna. Se c'è una persona malata in casa, lo deve seguire una donna. E poi la collaborazione tra la coppia è venuta meno, perché gli spazi, come diceva lei, è venuta meno questa dinamica, dottoressa. Cosa dice? È venuta meno. Allora, quello che mi viene da dire è un po' il discorso che rubo l'avvocato Buongiorno, perché io insisto molto sulla solidarietà femminile e anche su quella maschile, perché i ruoli sono importanti. Oggi la donna paradossalmente ha subito un'involuzione, perché due o tre generazioni fa, no? Le nostre nonne, nel momento in cui erano donne che crescevano i figli, che portavano avanti
le cose della casa erano donne rispettate e riconosciute nel loro ruolo, donne di successo. Oggi la donna, se pensa solo alla casa, è una fallita perché non ha una carriera. Se pensa solo alla carriera, è denigrata perché non si dedica alla famiglia. Quindi deve fare il doppio lavoro, in più avere successo in entrambi, perché deve essere una brava madre e far carriera. E se non ha tutti questi punteggi, allora è meritevole di denigrazione e quindi è più esposta ancora, no? Alla possibilità di essere attaccata nel suo ruolo. Ecco perché io credo che sia importante un po' riconoscere piano piano i ruoli, come diceva il maestro, e riviverli e rivisitarli. Perché se anche oggi la donna lavora, eccetera, anche l'uomo può imparare ad occuparsi della casa. Possiamo diventare, riscoprire le nostre parti maschile e femminile, perché poi noi tutti siamo dotati di una parte maschile e femminile. La psicologia ci insegna questo, noi, la nostra anima è un tutto uno. E quindi forse è giunta l'ora, no? In un'epoca di grande cambiamento, di riscoprire i due lati che ognuno di noi ha. Brava, brava, questa è una bella lezione, è una bella lezione che ci ha dato, dottoressa. Che gli uomini imparino a tirar fuori la loro parte femminile, così come le donne hanno imparato a grandi passi a tirar fuori la loro È lì lo versione maschile. sbilanciamento, Lo che sbilanciamento, brava. l'uomo ancora reticente e spaventato dalla sua parte femminile e non la usa, quando invece è quella competenza dell'empatia, della socialità che, no, lo metterebbe in una condizione più facilitante in questo momento. Quando invece la donna sta usando la sua parte maschile perché per adattarsi a questa nuova epoca deve essere anche un po' autoritaria, lavoratrice, eccetera, eccetera, no? E quindi sì. Ma ritroviamo questo che dice lei, lo faccio una domanda alla Presidente, nel nostro simbolo, perché noi abbiamo il drago, la tigre nel cerchio maestra, che sono il lato femminile e Lato maschile. maschile, yin e yang, Yin e giorno, la yang, notte. quindi anche per le cinture, come diceva prima la maestra, le cinture marroni, nere, in cui introduciamo questi concetti anche di cultura di base, che era il tuo percorso che volevi fare quest'anno, Voleva quelle maestra. Voleva fare questo percorso di cose. cultura Volevamo anche al andare al museo. museo a vedere Cioè, la questo maestra museo aveva fatto un bellissimo giapponese. piano, ce l'ha presentato tutte le cinture nere. Sì. Voglio fare questo, voglio fare questo qui, riscoprire anche gli aspetti del cerchio della vita, il simbolo del maschile e femminile, alcune tecniche che sono adatte per le donne imparare dall'uomo, è contrario. La cosa che ha introdotto la maestra, lei non lo dice spesso, ma è anche usare la destra e la sinistra, che è il maschile e femminile che abbiamo dentro di noi. Quindi usare il nostro cervello al maschile e al femminile, perché è così, perché è così. E dove ho io più difficoltà? Il lato sinistro, Certo, è il perché lato sinistro che quello lo va. si usa quotidianamente, quindi è normale. È solo una questione di allenamento. Qui sì, parlando di energie sottili, noi prendiamo energia dalla terra, la madre, e dal cielo, il padre, quindi abbiamo tecniche che prendono energie morbide e sottili ed energie come fulmini scaricate immediatamente Hai voglia di risalire sul tatami, Maestro sì, no, io no. no, No, non vuole più salire, no, no, basta. veramente sto Però ha visto perdendo. che diamo alla terra il simbolo della madre, il cielo il simbolo del padre, noi siamo in mezzo che dobbiamo fare da tredunion, questo diceva il maestro e la maestra. Ma è possibile che non arrivino Noi abbiamo È entrambi. arrivato però, non potevo, ero Fammi timido. vedere, non ci credo che non arrivino È messaggi. arrivato da, dice questo, penso sia ancora questo Emiliano, diceva che, dice, infatti a me hanno chiuso le palestre e mi sono sentito male, ha detto. Ci Facevo credo. prepugilistica. Facevo, un anno fa, siamo un anno ancora, Sì, maestra. un Siamo anno, ancora lì. Siamo un anno. Mannaggia, e dove E sfoghiamo le c'è nostre? anche questa ragazza che conosco che. Lara da Trento, Lara Comai, che saluta la dottoressa, saluta noi per il bel programma, la salutiamo anche noi. Ciao Altrettanto, Lara. ciao Lara, che insomma parecchie donne devo dire, però che stanno seguendo, ma anche degli uomini. La domanda invece che non, per adesso non è arrivata maestra, perché guarda, c'è solo questo signore qui,
da Roma. E per me niente, nessuno, sono gelosa. Maestra, se ci fosse almeno una domanda per te l'avrei già letta subito immediatamente. Ragazzi, su, scatenatevi. C'è stata una domanda del tuo numero di cellulare, al solito di questo mitomane che vuole il tuo numero di cellulare, ma io l'ho bannato. Bravo. L'ho bannato. A parte gli scherzi, dopo questa verrò cacciato dal maestro. Però, no. Dottoressa, ci siamo sentiti al telefono. Alcune tecniche che noi facciamo di respirazione e chiediamo di, li introduciamo anche di Qigong, ho capito che non sono la ricetta per risolvere tante cose, ma per ritrovare un mio equilibrio mentale, che se sono centrato su me stesso, anche il mio rapporto con la persona che mi sta accanto magari si abbassa la soglia di nervosismo e quant'altro. O sto dicendo una cosa sbagliata? No, assolutamente, io le consiglio sempre tecniche di meditazione a partire dalla più semplice respirazione. È la modulazione, allora, la respirazione è ritmica, come è ritmico il nostro funzionamento. Noi nasciamo già con il suono di un battito cardiaco, quello della madre, che è ritmico. Tutto ciò che facciamo è ritmico, dalla suzione, il linguaggio è fatto di battute, è tutta questione di energia e l'energia è ondulatoria. Quando accade, come ad esempio carichi, no, di un'energia spropositata come la rabbia, l'aggressività, emozioni così potenti, sono onde intense. La respirazione ha il potere di calmarle e soprattutto, essendo una concentrazione su di sé, è anche una presa di consapevolezza su di sé della propria reazione e quindi poi di imparare piano piano a gestirla. La respirazione ha una marea di benefici, perché è un'ossigenazione, è un ricambio energetico, è una depurazione, perché noi non pensiamo che come siamo abituati a respirare oggi, che è molto ridotto, no? L'arco respiratorio, facciamo respiri piccoli, tipici delle persone appunto un po' stressate, no? Ovviamente la nostra respirazione fa sì che ci siano maggiori scorie nel ricambio energetico. Respirazione più profonda permette un miglioramento della circolazione e quindi anche un ricambio e una pulizia, no, a fondo, chiamiamola così più semplicemente, di tutte quelle scorie che abbiamo nel nostro organismo, lasciate dalla digestione, dal ricambio appunto respiratorio, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente sì, sempre la meditazione, anche per i bambini in quest'epoca. Assolutamente, eh sì. Assolutamente. Avevamo aperto un progetto proprio alle scuole elementari, nelle scuole primarie, dove andavo appunto a fare meditazione con questi bambini ed è stata un'esperienza, devo dire, meravigliosa, che mi ha arricchito tantissimo. Sì, è stato proprio bello. Ma anche adesso, maestra, nella palestra recentemente, il maestro Mauro e la maestra Cristina avevano tenuto, prima della pandemia, avevano appunto tenuto questo corso di rilassamento. Cioè alla fine della lezione facevano l'ultimo quarto d'ora, non so, maestra. No, dedicavano proprio un'ora. Un'ora intera. Proprio, facevano sia jiu-jitsu che rilassamento poi. Quindi con queste tecniche di respirazione, portando l'attenzione mentale al proprio corpo, riuscivano a buttare fuori le negatività e riprendere coscienza della possibilità, della grande possibilità che abbiamo di autocurarci attraverso la respirazione. Ma maestra, anche per gli adulti avete fatto partire un corso di meditazione? Sì, ci abbiamo provato. È durato un battito di ciglia, è lì in stand by appena riapriamo. Con la nostra sciamana, col tamburo? Sì, con Sabrina, che insomma ci manca molto. Anche che salutiamo, certo. Salutiamo. Ciao, Sabri. Che abbiamo fatto dei corsi per adulti di meditazione, di respirazione, e poi ci hanno bloccato di colpo, ci hanno bloccato anche perché le luci, l'incenso, i suoni, come diceva lei, danno un ritmo, abbassano la frequenza cardiaca, assolutamente, aumentano la consapevolezza del sé, assolutamente. Le tecniche superiori del nostro maestro dice, ma non è il pugno la tecnica superiore è Qigong. Assolutamente sì, la tecnica della respirazione, cioè noi attuiamo per le nostre cinture nere una forma che si chiama la forma della camicia di ferro, che è quella che ci aiuta a proteggere i nostri organi interni attraverso la respirazione, attraverso determinati movimenti e
abbinati alla respirazione. Quello che insegniamo ai nostri ragazzini dalla prima all'ultima lezione. Chimè, respirazione, portare l'energia in un certo punto ed esprimerla attraverso l'espirazione, attraverso questo suono che tutti conosciamo chiamato Kiai. Quindi tantissime cose si imparano in un'arte marziale. L'arte marziale è nella vita comune, perché diceva la dottoressa, non credo sia una praticante di arti marziali, ma conosce bene le tecniche. Sembra che abbia frequentato. No? Infatti. Sembra che abbia frequentato. Complimenti. La sorella, vero? Io ho un approccio, sì, la sorella un po' l'ha fatta, ma poi ho un approccio junghiano a livello proprio di professione. Jung, così come i suoi discepoli, avevano una grandissima ammirazione e studio per l'Oriente. Certo. E quindi grande parte dell'approccio proprio della concezione stessa di anima, eccetera, ha molto di quella parte orientale. Bene. Forse siamo arrivati nell'epoca in cui possiamo unire le cose, perché noi siamo esito di una tradizione, quella cattolica, che ha separato molto mente e corpo. È giunto il momento di ricongiungerli. Ma bella anche questa frase, e ci fa meditare. Grazie dottoressa, anche questa frase è bella. A me piace leggere, e mi regalano spesso libri che parlano di queste cose. Ogni volta che apro un libro sembra che io non conosca nulla e debba ricominciare. Quindi anche la semplice respirazione, e vuoi, come diceva il maestro Maurizio una di queste volte, e vuoi partendo dalla testa, e vuoi partendo dai piedi, porto la mia attenzione ai miei piedi e li rilasso. Il grande dono che amici di lunga data mi hanno dato è stato spiegarmi queste energie sottili. Ed è stato un grande privilegio mio poterle poi ribaltare sulla mia secondogenita. Io ho svegliato, dottoressa, mia figlia per i primi 4 anni della sua vita, sempre con rumori sottili, chiamandola con un filo di voce e partendo a coccolare e scaricare dalla testa alle braccia ai piedi. La mia bambina non ha mai avuto un'influenza o la bronchite o eccetera. Sarà stata figura, sarà stata fortuna, ma questo, ragazzi, dovremmo insegnarlo anche questo nelle scuole. Quanto vuole dire, faccio cadere una cosa, mi cade un cucchiaio sulla mano e subito l'altra mano va a riparare. Quanto dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi? Butta fuori. Se no, lascia andare. Se volete notare, il maestro sta già facendo lezione, sta già facendo tecniche, sta già facendo tecniche di rilassamento. Io oggi sono a lezione, e per di più gratuità, della dottoressa. Stasera ho imparato. Grazie, che onore. Un sacco. Ho imparato. Tutti noi sacco. Siamo a lezione sua, ma la maestra si ricorda sempre cosa dicono alla fine delle lezioni: sono leggero quando escono dalla palestra. Sì, sì. Tante volte si arriva con un mal di testa, magari molto stanchi, che dici: no, guarda, questa sera in palestra non vado, sono stanco, poi invece esci rigenerato, cioè hai proprio bisogno non solamente di scaricarti fisicamente, ma tanto anche mentalmente. Quindi quello che ci manca in questo periodo, in questo anno, cioè ci hanno portato via questa pandemia ci ha portato via un anno di vita. Veramente, quindi speriamo poi nella ripartita. Quindi cosa succederà secondo lei, dottoressa, nel ripartire? Allora, io quello che vorrei dire, perché le persone con cui parlo, dei miei pazienti o che mi telefonano, mi stanno iniziando a parlare di questa inedia che sembra un po' invadere tutti. Ecco, cerchiamo di contrastarla. Perché con piccole passeggiate, con piccoli movimenti, perché dopo un anno questo è il rischio, no? Come succede in cattività, ci si adatta a una condizione malata e quindi ci si ammala. Certo. Dobbiamo reagire nel nostro piccolo, trovando strategie, scamotage, però cercando sempre di attuare il movimento, perché noi siamo esseri in divenire, la staticità non ci fa bene. Quella passeggiata, nei limiti del possibile, trovare, no? L'incontro possibile, però ecco, mantenere il movimento.
E io comunque vedo un'altra parte per i progetti per cui mi chiamano, dove mi coinvolgono, che c'è tanta voglia di fare e di ricominciare. Ecco, tenetela cara, abbiatene cura di questa voglia, non, anche se ancora è un po' lungo, no? Perché ancora un po' ci vuole. Abbiate cura di questo voler fare qualcosa, vi vengono in mente idee, scrivetele, tenete tutto a mente. È importante, perché poi quando si potrà ripartire almeno abbiamo poca energia, ma un obiettivo, insomma. Esatto. Quindi la lezione di oggi è mantenere anche una piccola routine, anche una piccola routine nostra di uscire. Si può fare sport individuale non lontano da casa. Facciamolo, come diceva lei. Posso uscire, c'è una piccola ciclabile, c'è un piccolo posto verde, adesso arriva la primavera. Sì. Osserviamo le piante che fioriscono, osserviamo la natura che rinasce. Dice, ma l'hai detto anche a marzo dell'anno scorso, maestro? L'hai già detto anche un anno fa, che cavolo ripeti? Speriamo che tu non lo dica nel 2022. Non molliamo, non dobbiamo mollare. L'hai già detto. Però la fatica che dobbiamo fare, come dice la maestra, come dice il maestro, di stare concentrati su noi stessi, è faticoso, sì. È faticoso per noi stare qui e non avere la palestra, sì, è faticoso. È faticoso anche tenere questa trasmissione, sì. Essere qua sorridenti, sapendo che non possiamo fare, non possiamo riaprire, non possiamo progettare. Però ha detto una cosa importante. Possiamo progettare, maestra. Sì, allora, guarda, mi metto lì, comincio a progettare. Sei sicuro? No, maestra, è pericolosa la maestra quando progetta. Sì, però l'importante progetteremo per settembre, mi sa, ormai. Mai ce la giochiamo per settembre questa cosa. Però noi a settembre ripartiamo col botto. Sì. Assolutamente. Sì, sì, abbiamo uno stage internazionale. Aspetta, a fine settembre c'è questo stage molto importante della World Jiu-Jitsu sul lago di Iseo, quindi organizzeremo questo stage sul lago di Iseo. E insomma, invitati non solamente qua in Italia, ma anche fuori dall'Italia, mi sembra 42 paesi adesso. Da tutto il mondo, il congresso internazionale della World Jiu-Jitsu Kobudo Organization, quindi saremo tutti qua. Nella settimana dello sport europea. Quindi sarà nostro piacere, dottoressa, presentarle al professor Gordiani, magari in un'altra situazione, perché menti eccelse devono conoscere menti eccelse, perché siete due amici. No, davvero, davvero, perché lei ci sta dando molto. Se uno la ascolta e ascolta queste piccole pillole che stiamo dando stasera, dal gesto che faceva mio capo scuola, che faceva così con le mani, per portare via l'energia negativa, lo stava già facendo. Fatelo a casa, dice, ma cosa sta facendo questo pazzo qua? Fate questo gesto di respirazione, copiate il maestro, che lui faceva dei gesti che erano già una lezione. La dottoressa ci ha dato delle piccole cenni anche per le donne. E io e te invece siamo qua così, no. Noi. Maestra. Leggi, magari è arrivato un messaggio. Magari mi salva un messaggio, vediamo se è arrivato qualcosa. Noi di pelle di saggezza zero. Noi pelle di saggezza, soprattutto il coordinatore zero, zero. Zero proprio. Zero. Però la presidente è presidente per antonomasia, quindi non si può. No, per adesso niente, maestra. Niente. È un bellissimo ambiente, poi quando c'è questa positività arriva alle persone, questo è molto. Sì, gli altri lo vedono che stiamo resistendo, perché lo vedono. Beh, siamo temprati, siamo artisti marziali, quindi ragazzi. Anche perché siamo... però, l'ha detto lei, l'aspetto della donna va curato, va psicologicamente ma anche fisicamente, nel senso, ovunque siate, se possiamo dare un piccolo messaggio, anche le altre palestre, perché siamo solidali anche con le altre palestre, quando si potrà ripartire, tornate in palestra, tornate in un'attività. La maestra ospita, quante arti marziali ospiti nella tua palestra? Io adesso una decina. Adesso non mi vengo. Molte tenute da donne? Sì. Molte, certo. Molte sono tenute, penso la kickboxing, come si chiama? Camilla della Kick. Camilla, che salutiamo. Insomma, parecchie donne che sono a tenere lezioni, sono responsabili di tante persone, danno l'esempio. Tornate in palestra. Riappropriatevi della vostra vita e della vostra respirazione. Naturalmente, se siete a Brescia, Bushido Palestre? Noi riapriamo. Noi riapriamo. Sicuro. Noi riapriremo.
Bushido Palestra e via Sondrio, perché ci siamo. Via Sondrio 14, diamo le info. Sì, maestra. www.palestrabushido.it, info@palestrabushido.it, 030 355 1240 e su Instagram ci trovate sotto Palestra Bushido. E siamo anche su Facebook. Facebook, Bushido Palestra. Siamo dappertutto. Sì. Dottoressa, siamo in ogni dove, siamo in ogni dove. Siamo su WebTV, anche su WebTV. Allora diamo qualche piccolo messaggio per le prossime puntate. Abbiamo ancora 10 minuti, però voglio sfruttare ancora un po' la dottoressa. Ci saranno probabilmente 2 o 3 puntate con un famoso dottore che ti verrà a trovarci dalla Svizzera. Faremo uno speciale su di lui, sulle tecniche di medicina innovativa e medicina non tradizionale, quindi legata alla natura, omeopatica, quindi con dei suggerimenti interessanti legati anche alle energie positive. Poi avremo sicuramente ospite, probabilmente non sapevo che esistessero, però lo so, ho scoperto adesso, i cronometristi. Esatto, il presidente. Il presidente dei cronometristi. Nazionale dei cronometristi. Sì. Se va tutto bene, che arriveranno le autorizzazioni, probabilmente, non dovrei dirlo, ma lo dico. Giusto. Perché mi hanno autorizzato loro, questi due. Diciamolo. Mi hanno autorizzato, probabilmente un grande ufficiale dei carabinieri qua presente, che insegna alla scuola ufficiali Roma, che sarà qua con noi. Vediamo se sarà un tenente colonnello, probabilmente avrà anche un suo superiore con noi a parlarci di come... E dulcis in fundo avremo anche un capo politico. Ah sì? Un capo politico. Sì. Anche qui donna. Anche qui donna. Che verrà e... non devo dirlo. Non devo dirlo. Avremo un rappresentante, avremo una donna che ci parlerà che ha detto riaprite le palestre. Avremo un onorevole che è delegato da lei, che verrà a parlarci di questo aspetto qua, per sapere direttamente in Parlamento, perché hanno nominato adesso il sottosegretario Vezzali, che è una donna, sottosegretario allo sport, perché lo sport va seguito, non è mens sana. Il sistema immunitario va seguito. Dottoressa, un libro che ci può aiutare per le donne che ci stanno ascoltando? Un libro che ci può consigliare, lo so, ne ho visti tanti dietro di lei, ma una piccola lettura. Io sono un'appassionata di romanzi e scrivo pure romanzi. Davvero? L'ultimo romanzo che ha scritto? Scusi? L'ultimo libro che ha scritto, dottoressa? Allora, ho scritto Diario di un pesce in quarantena, proprio un racconto della realtà della quarantena, mo' di diario, raccontata dal pesciolino di un appartamento. Dove lo troviamo questo libro? Dove si trova? È in ebook su Amazon. Cartaceo c'è qui purtroppo dalle mie parti, però mi preparerò di mandarvelo ovviamente. No, per chi ci sta seguendo dove può comprarlo? Per adesso su ebook, in ebook su Amazon. Bene. Come si chiama? Ripetiamolo. Diario di un pesce in quarantena. Bello. Possono leggerlo anche bambini dai 10 anni in poi, perché è proprio il racconto della nostra quarantena, quello che è accaduto dalla caduta in DAD, tutte le dinamiche della nostra precedente quarantena, la prima esperienza. Quindi la consapevolezza scritta nelle parole, è un racconto, parole. Io ho voluto anche documentarlo un pochino, no? Quello che è accaduto, perché non bisogna dimenticare. Anche per il futuro. Mentre un libro che mi viene da consigliare non tanto per le donne, ma per questa epoca nello specifico, è Imparare l'ottimismo di Seligman. È molto utile, è sia professionale che anche abbastanza divulgativo. Spiega semplicemente come pensare positivamente predisponga l'universo a risponderci positivamente. È vero, perché se io vedo la ragazza qua e dico, vado a chiedergli di ballare, ma nella mia testa dico, tanto mi dice di no, io arriverò là, farò un gesto, farò una cosa, certo, che lei mi dirà di no.
quindi devo andarci. Già hai detto la ragazza, ti dirò di sì, perché insomma hai dato della ragazza, va bene. Vede, questa, balleremo. Questa è bassissima psicologia, maestra. Bassissima psicologia. Ho usato una tecnica veramente infima, questa qui, però ha funzionato. Ha funzionato, scusa. Però ma il mondo è semplice, io lo dico sempre: è tutto molto semplice. E siamo noi che ce lo complichiamo spesso. Brava, altro insegnamento. Sì, perché dice quella ragazza lì è troppo bella, non uscirà mai con me. Ma gliel'hai chiesto? Gliel'hai chiesto? Hai fatto qualcosa per poterla stupire, per poterla meravigliare, per poterla distrarre? Sant'Agostino, io dico sempre questa frase, a prescindere dal credo, ma dà molto l'idea su quanto l'agito, anche semplice, fa. Sant'Agostino diceva, non credi? Mettiti in ginocchio e prega. Ecco. Questo per dire quanto l'agito sia la prima forma che ci mette sempre sulla buona strada per fare qualcosa, di quello che vogliamo fare, ovviamente. Se ce lo insegna Sant'Agostino. Tornando alla mia cosa bieca che ho fatto prima, ho fatto in termini francesi, l'uomo fa un avance, avanza verso la donna, se non avanza rimane lì, quindi rimane l'uomo lì. Deve fare un... Adesso la parola è stata un po' svilita, è stata un po' corrotta, sì, avance. È stata un po', però avancer, cioè avanzare verso la donna con garbo, con stile, con... o no? C'è se debbono tornare, a mio parere, i ruoli. Io sono una che insisto molto. L'uomo e la donna hanno diversi ruoli sul comportamento. Anche a me il cavaliere piace rispetto al ruolo, perché l'uomo che ha una maggiore forza ha dei doveri in virtù di questa forza, no? Ecco perché avanza. Imparate, ragazzi. Questa non la sapevo veramente. Imparate. No, è un riscoprire i ruoli, li abbiamo un po' persi con tutta questa un po' confusione. Ma il cagnolino ci chiedevamo, c'è ancora la chiusura? Ma io sto con le dita incrociate che non è abbagliato. Appunto, non l'abbiamo sentito questa sera. Stasera. Chiediamo alla regia quanti minuti abbiamo ancora prima di salutare. 4 minuti. 4 minuti, abbiamo questa bellissima cosa, perché abbiamo detto questo ospite, quindi siamo già dopo Pasqua. Pasqua. Siamo già con le date, siamo già dopo Pasqua. Al dopo pandemia. Perché dopo 6 di aprile è tutto finito, glielo dico, dottoressa. Dopo 6 di aprile riapriamo la palestra subito. Cioè, tutti vaccinati? Tutti vaccinati? Quasi tutti. Quasi tutti. Quasi tutti. A parte gli scherzi, noi cerchiamo di tenere il morale anche così, perché ci stanno seguendo vari gruppi di varie scuole di arti marziali. Scriviamo su vari gruppi su Facebook, perché abbiamo questa cosa, modalità di comunicare. Certo. Il video viene poi divulgato sui social. Cerchiamo di dare questa positività, anche se siamo consci, non siamo marziani, non siamo andati con la sonda su Marte, che la realtà è ancora complicata. Non siamo ancora a 500.000 vaccinazioni al giorno, non ci siamo ancora. E abbiamo sbagliato in Lombardia tante cose, ma anche in Italia dobbiamo... Però, come ha detto il generale, che mi è piaciuto molto, il generale degli Alpini, che quantomeno ha dato un senso di metodo, di dire siamo qua per dare un metodo, quindi ho fiducia in questo aspetto qua, ho fiducia nel futuro, ho fiducia che ne usciremo. La battaglia è ancora lunga, perché è ancora lunga. Noi riapriremo la palestra con un grandissimo evento pensato dalla Presidente, altro che open day, altro che aperitivo, troveremo il coordinatore ubriaco da qualche parte del dojo. Ci inventeremo qualcosa, tanto e c'è tempo. Se riusciremo a farlo in un giorno, che il Presidente magari un sabato, sì, estenderemo l'invito, dottoressa, a venire a trovarci. Volentieri, grazie. Molto volentieri. Una pizza la troveremo. Qualcosa. Che io insistevo, dottoressa, non so se lei è d'accordo, lasciate chiuse le palestre, ma aprite i ristoranti. Almeno. Ecco qua. Bene, dai, dobbiamo salutarci. Lascio l'ultima frase, anche per la dottoressa, questo aspetto qua.
che secondo me mi è piaciuta molto questa frase qui, e la dedico per, come pensiero anche. È un proverbio cinese, viene dall'Oriente, lasciamo stare se è cinese o giapponese in questo caso. Dice che l'albero storto vive la sua vita, quello dritto finisce dal falegname. Bella! Quindi noi siamo tutti alberi storti che cerchiamo di vivere la nostra vita seguendo il vento, seguendo la natura. E viva gli alberi storti, maestra! L'ho chiamata maestra! Vabbè, è una maestra di vita anche lei! L'ho chiamata maestra! Grazie! Quindi grazie alla dottoressa, grazie ai nostri... Grazie alla Presidente, grazie al nostro socio. Grazie a lei, coordinatore. E ci vediamo... Ci vediamo presto. Quando in replica, maestra? Sabato? No. No, giovedì dalle 22 alle 23. Sei in replica. E poi ci rivediamo lunedì. Ok, lunedì. Ci rivediamo qui. Grazie, dottoressa. Grazie, buona serata a tutti. Grazie mille. Grazie.